dell'invito, anche se mi corre l'obbligo di precisare che io non avevo qui con nessuna veste politica e tolta la mia fede, la mia tessera radicale. Io non sono né di destra né di sinistra, non sono iscritta a questa associazione, devo dire per onestà e per correttezza, però per altrettanto onestà vuol dire che mi ritrovo nell'intervento di Gianni Consort e condividendo, devo dire, non voglio dire tutto, se no sarebbe piaggeria, ma buona parte delle cose che ha detto, dal fatto che i giovani e le donne non sono elemento di qualità, al discorso delle verità, al discorso di chiarire quello che le leggi fanno e producono. Quindi sono molto interessata e vi seguirò. Non ho veste politica, non sono neanche una giurista, un avvocato, una magistrata, un magistrato, quindi non potrò tenere una lezione magistrale sullo stato della giustizia in Italia. Posso però, questo lo faccio molto volentieri, come presidente della Fondazione Enzo Botta, raccontare un'esperienza, portare la voce di una persona che ha vissuto sulla propria pelle il caso di un errore giudiziario. Vorrei dire l'errore giudiziario appunto di Enzo Tortora, un vergognoso caso giudiziario che a mio avviso avrebbe dovuto suggerire, avrebbe dovuto provocare nella parte politica ma anche nella magistratura gli strumenti per, come si fa in medicina, si studia un caso clinico, capire qual è la terapia per aggiustare quelle disfunzioni che hanno provocato il malato. E invece ad oggi, dopo 30 anni da quell'arresto e dopo 25, quasi 26 anni dalla morte di Enzo, nulla è successo perché la politica ha preferito cancellare questo caso, coprirlo con degli omissis, perché le riforme che il caso Tortora suggeriva erano destabilizzanti rispetto a una pax sociale, una pax istituzionale delle parti. Avrebbe a loro avviso, come dire, che era a loro avviso più importante dello Stato di diritto. Quindi una paralisi politico-istituzionale con una contrapposizione serrata delle parti in Parlamento, c'era una divisione come nelle tifoserie calcistiche di una sinistra troppo amica, quasi complice della magistratura, e di una destra troppo nemica per cui ha posto una pietra tombale su qualsiasi eventuale possibile dialogo di riforma. Ho sempre pensato che le riforme nella medicina non si possono fare senza tenere conto dei medici, le riforme della giustizia non si possono fare senza interrompere con la magistratura. E quindi questo ha impedito il dialogo sereno, equilibrato e imparziale con, ripeto, l'inevitabile, l'indispensabile coinvolgimento da parte della magistratura. Proprio avrebbero dovuto tutti sedersi intorno a un tavolo, proprio partendo dal principio che la giustizia non è della magistratura e non è neanche della politica, la giustizia non è di destra o di sinistra, ma la giustizia è di tutti. Diceva Enzo Tortora, chiedere una giustizia giusta significa chiedere che dall'acqua, dal rubinetto delle nostre case esca acqua potabile. Nell'intervento che c'è stato in questi giorni di insediamento al Senato, Matteo Renzi ha fatto un lungo intervento e ha puntato per la prima volta, devo dire che non è mai stato fatto, ha puntato il dito sulla giustizia. Mi è piaciuta molto una battuta che credo sia vera, quando ha detto che a proposito della giustizia amministrativa lavorano più gli avvocati che non i muratori. E questa immagine dovrebbe dare il senso della crisi del nostro sistema. E Matteo Renzi ha anche posto l'accento su quello che dicevo io, cioè di questa feroce contrapposizione tra le parti, sostenendo anche che dopo 20 anni si è talmente incancrenita questa contrapposizione per cui nessuno riuscirà a dire di aver sbagliato rispetto all'altro che aveva ragione. E allora lui suggerisce di sciogliere questo scontro così feroce, perché altrimenti la giustizia in Italia corre il rischio davvero di arrivare troppo tardi, e ha detto sulle sue parole di colpire anche in modo diverso.
Ma al di là di Renzi c'era stato già un intervento più autorevole, come il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che a settembre dello scorso anno aveva invitato i giudici, lei contestuali le sue parole, a far scaturire un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la giustizia ha in più bisogno e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana. Aggiunto ancora una novità, la politica e la giustizia devono smettere di concepirsi come mondi ostili guidati dal sospetto reciproco, quando invece è necessaria l'esaltazione di quella responsabilità istituzionale propria dei due poteri. Anche questo è stato un appello che io ho sperato che un attimo potesse essere accolto, ma invece ancora una volta è caduto nel secchio della scalzatura. Adesso diciamoci la verità, a mio avviso chi vuole vivere in un paese democratico, in un paese civile, deve vivere neanche in uno Stato di diritto. La giustizia è l'elemento fondante della parità di democrazia di un paese. Quindi le nostre riforme non sono più procrastinabili, non sono più rinviabili. È fallito, e questo mi dispiace moltissimo, l'ultimo tentativo fatto ancora una volta dal buon caro Marco Cannella con i nuovi quesiti referendari sulla giustizia, quesiti che erano stati tra l'altro anche intitolati a Enzo Dottora, proprio il referendum sulla giustizia. La Cassazione ci ha respinto per mancanza di raccolta di firme, perché poi in questo paese c'è una parte che si veste da garantista, ma quando poi c'è da andare sulle strade a raccogliere le firme, perché ci aspetta un altro impegno. Per la foto sono pronti per lavorare, no, e questo è un altro. Quindi dicevo, la cura non è più rinviabile, non è più procrastinabile, ma io credo che la prima cura, in termini generali, e non voglio essere retorica, sia una riforma culturale da parte della magistratura. Deve essere la prima capace a fare autocritica e poi passare a quelli che sono gli oggetti, gli argomenti più, le questioni più importanti, come per esempio il primo punto è quello che diceva il professore Montegno prima, la riforma del codice penale. Ancora una volta abbiamo degli ottimi esempi della Francia, della Germania, che ha riformato il codice penale stabilendo che non tutte le colpe sono risarcibili con efficacia, ma che ci possono essere delle pene alternative. L'ha fatta addirittura l'Albania, noi no. Io sono stata da parlamentare per due legislature consecutive, membro della commissione per la riforma del codice penale, finita la legislatura, tutto il lavoro che abbiamo fatto veniva buttato per poi ricominciare. E ogni volta che parte un nuovo governo, si costituisce questa commissione che è destinata a fare un lavoro consultativo largo che non arriva a nessuna parte. Altra riforma, la custodia cautelare. Mi pare possibile che in Italia, prima di tutto, io arresto una persona e lo metto in custodia, poi stabilisco se ci sono delle responsabilità o no. Lì dove molte volte, purtroppo, la custodia cautelare diventa un elemento di pressione per avere delle autodenunce, magari così diventano false. Io con un po' questo pallino che ho della giustizia sono una fedele telespettatrice di tutti questi film americani di Law and Order, CSI e quant'altro, e io mi affascino ogni volta quando vedo che un indagato, se non ci sono le prove certe, viene rimandato a casa. Poi questo, se è colpevole, scappa e quindi la polizia lo deve ricercare ancora. Allora, non è possibile che da noi, poi è chiaro che la situazione carceraria esplode, noi abbiamo il 25% della popolazione carceraria che è innocente e che viene poi prosciolta nella prima fase o addirittura nel primo giudizio, addirittura non viene rinviato al giudizio. Ma perché noi dobbiamo subito prendere e sbattere in galera, uccidendo in questo modo la presunzione di non innocenza, di non colpevolezza, per affermare quella di colpevolezza? Tu sei, da italiano, colpevole a prescindere, diceva
consorte prima parlava dei crediti dell'ufficio delle entrate, io l'altro giorno ho visto in televisione un servizio, parlava di un giovane imprenditore trentenne, poco più, che aveva tempo fa avviato un'attività di allevamento di galline per Rivuola, poi ha chiuso perché non ce la faceva probabilmente e ha avuto una visita della finanza quando però le galline non c'erano più. Gli hanno fatto una multa dicendo che quindi lui non era imprenditore agricolo ma era commerciante, gli hanno fatto una multa di 4 miliardi di euro. E lui adesso, dopo 7 anni, era un servizio fatto da veliere, che se poi vogliamo delle denunce vere dovremmo andare a queste trasmissioni. Quindi anche sull'ufficio delle entrate bisogna vedere se le richieste sono vere e meritevoli di avvenire. Altre questioni importanti che accennava anche se il professore Conti, l'obbligatorietà dell'azione penale, che nel nostro paese, a dispetto del suo titolo, diventa discrezionale perché è il giudice che decide chi e come perseguire. Quindi bisognerebbe anche in questo, sono d'accordo con il professore sulla verità delle cose che facciamo, dare un nome corrispondente al suo valore effettivo. Basta con gli slogan, basta con le finzioni. La responsabilità di un magistrato, poi insegniamo, è quella divisione delle carriere che, vista da molti giuristi, in futuro come una riforma indispensabile proprio per equilibrare, parallelizzare accuse e difesa. Noi abbiamo avuto su questa materia una riforma così slogan, che era quella della riforma dell'articolo 11 della Costituzione, ma il 111 della Costituzione, ma in effetti è uno. Lo stesso Giovanni Falcone, il quale magari viene preso secondo le convenienze da questo o da quel politico, ha sempre parlato molto tranquillamente della divisione delle carriere proprio per lasciare il giudice terzo e imparziale nel suo più importante ruolo di giudice. Invece anche questo non è stato preso in carico, elemento della divisione delle carriere fondamentali della valutazione delle prove, soprattutto quando le prove sono rappresentate, come nel caso di Tortora, da 17 pentiti che non erano concordanti fra di loro, ma erano semplicemente concordati perché vivevano nella stessa caserma dei carabinieri e che quindi sono elementi che portano un disastro al nostro sistema della giustizia. Dicevo prima, sono passati 30 anni dall'arresto di Enzo e nulla è cambiato. E ormai c'è da parte di tutti noi, e questo è quello che mi fa più dolore, una sorta di rassegnazione, di assuefazione. Non si fa più caso ai dati innocenti in attesa di giudizio, così come non si pensa che, visti i lunghi tempi della carcerazione preventiva, la vita di un uomo, la dignità, il suo lavoro, la sua famiglia vengono disgregati. E noi, fino a quando questo non ci tocca e sentiamo le notizie di televisione sedute sulla nostra poltrona, facciamo spallucce. Però pensateci un attimo. Chi paga rispetto a un innocente che ha visto la vita stravolta? Ammesso che ci possa essere una cifra capace di risarcire il danno che i magistrati stanno facendo. I giudici di Napoli non hanno voluto accogliere la richiesta della Fondazione Tortora sul risarcimento danni del diritto di detenzione di Tortora. Ma io mi sono sempre chiesta che cifra avrei voluto per avere al mio fianco l'uomo della mia vita. Non c'è cifra. Avrei voluto l'uomo. Avrei voluto che la Procura di Napoli non sparasse il 17 giugno del 1983 un proiettile che lo ha minato nel corpo, ma non certo nella sua dignità di uomo per bene, ma è un proiettile che ha fatto nascere quel cancro che lo ha fatto morire 5 anni dopo. Quindi non c'è compenso, assolutamente. E per Enzo nessuno ha pagato. Sulla responsabilità dei magistrati, quindi ci sarebbe da fare questa riforma. Nell'87
La vittoria del seminario, con ben l'85% di italiani che andò a firmare, a votare per il referendum dicendo sì, i magistrati devono essere responsabili, fu tradita per l'esito referendario, fu tradito da una legge inadeguata quanto inapplicata. Solo 4 casi ci sono stati di risarcimento danni a fronte dei tanti errori giudiziari che ci sono. Perché naturalmente chi decide se uno ha diritto al risarcimento è il giudice, e il giudice è carico o non è carico, lo dico in maniera molto, molto semplice. E quindi è stato in quel caso tradito non solo la Costituzione, ma è stata tradita anche la volontà, il giudizio massiccio del popolo italiano. A favore di quella responsabilità dei giudici, che va a beneficio soprattutto di tutti, voglio dire dei tanti magistrati per bene che rispettano la toga che indossano. Però poi quando si parla di queste cose tutti si alterano e dicendo responsabilità dei magistrati, si viene a toccare l'indipendenza della magistratura, e su questa cosa mi fa piacere leggere un piccolo appunto che scrisse Enzo con la sua solita verve giornalistica letteraria, quindi vi dico un po' le sue parole. Se un cittadino sbattuto in galera innocente, processato e condannato a pene enormi sulla sola parola di criminali e principi, se dunque osa protestare, urlare alla vergogna, chiedere un tipo di giustizia diverso e degno dell'Occidente, allora salta su da una delle correnti della nostra benamata magistratura il solito disinformato colonnello in toga che accusa, la citazione del testuale, di screditare l'immagine di una giustizia impegnata sul difficile fondo della criminalità organizzata. Ma che c'è tra le cose di Dio? Voi mi parlate di giustizia, io grido di giustizia, io vi parlo dei diritti di ogni cittadino e voi mi rispondete gargarizzando retorica. È proprio dal peccaminoso mondo dello spettacolo che voglio trarre un'adeguata immagine. Nel vecchio Varieté, quando la sciantosa era in crisi e lo spettacolo faceva acqua, si dava ordine ai macchinisti di buttar giù il fondale con l'immagine dell'Italia, turrita e regolarmente cinta di tricolore. E viva Trento e Trieste, si gridava allora, e si otteneva un applauso spontaneo e irrefrenabile, un applauso che salvava lo spettacolo e metteva fine all'imbarazzante situazione. La gente, uscendo, dimenticava a casa che lo spettacolo faceva schifo. Ecco, certe abitudini gli italiani, o meglio, certe corporazioni, le hanno conservate. Alcune mettono fine ad una discussione, facendo scendere oggi dal fondale l'immagine della magistratura, cinta di lati, la bilancia assai sbilanciata e con pesi e mezzi falsi in mano, e all'inno, viva la magistratura che si impegna sul difficile fronte, eccetera, eccetera, si attacca la salsa. Questo è il sottotitolo per dire come la magistratura si blocca rispetto a qualsiasi dialogo di riforma. E mi avvio velocemente alla fine per legarmi a questo concetto di spettacolo e per portare nello spettacolo di oggi un altro malessere della nostra giustizia, che è la violazione costante del segreto istruttorio. Ormai è diventata la norma, i processi si fanno ormai più in televisione che non negli auge dei tribunali, e i colpevoli li costruiamo in televisione, non più in un dibattimento sereno con delle prove e delle indagini. Io, guardate, ho sentito una volta Alessandra Mussolini, che tra l'altro essendo parlamentare dovrebbe anche essere più cauta quando va in televisione e dice delle cose, che parlando dell'omicidio Carolisi a un giornalista, Paolo Migliore, che chiedeva: ma Alessandra, ma come fai a dire che è lui colpevole? Per intuito. Io questo lo trovo terrificante perché come immagine mi riporta indietro alla produzione francese e alle tricotese che volevano vedere le teste cadere nel periodo. C'è un bellissimo libro di un avvocato francese, un Daniel Larivière, dal titolo molto esplicativo, Il circo mediatico giudiziario. In Italia è veramente uscito un po' in silenzio. La prefazione è scritta con molta sapienza da Giuliano Ferrari, il quale ironicamente sostiene di essere la persona giusta a scrivere la prefazione, perché dice: nessuno avrebbe
suono che adegui perfettamente alla situazione, coincida perfettamente alla situazione italiana. Basta pensare, ricordare la fanatica e accanita informazione giornalistica sulla competenza di Totta, che è diventato un camorrista, un curatore dei fondi dei sperimentati e quant'altro. E devo dire che, anzi, questa relazione segreta istruttoria e questo circo di altri giudiziari diventa un elemento importante per creare nell'immaginario collettivo l'idea della colpevolezza. E allora, più ci sono carenze di riscontri, di prove, più ho già chiuso in galera con la custodia cautelare un indagato, più non trovo prove a suo carico, più ho bisogno del supporto della carta stampata e anche della televisione. E ci sono alcune frasi scritte da questo avvocato che mi piacciono moltissimo. Uno dice: tu la notizia è falsa, ti piace, è vero. Allora forse dovremmo anche correggere i nostri comportamenti di società civile, cioè dovremmo smettere di guardare queste televisioni, queste trasmissioni che ci permettono di spiare dal fumo del serbatoio. Quindi una perfetta contaminazione tra giustizia e gossip, che a chi porta beneficio? Ai magistrati e ai giornalisti, i quali naturalmente fanno carriera. I magistrati di Totta fecero carriera andando in Cassazione, andando al CSM, diventando procuratori capi e quant'altro, e i giornalisti godevano della credibilità e della autorevolezza nei loro. Tutto questo, che mi avvio a concludere, ha provocato sempre più il disorientamento dell'opinione pubblica rispetto ai temi della giustizia. Oggi, guardate, parlavo prima di assuefazione, quasi di rassegnazione, però quando assistiamo, sentiamo di questi arresti famosi, non ci scomponiamo più di tanto e non prendiamo neanche le parti dell'uno e dell'altro, perché diciamo, beh, forse l'indagato fosse colpevole, però forse anche il magistrato potrebbe aver sbagliato. E di fronte a questa apatia, i sondaggi poi ci confermano che la fiducia nella magistratura, la fiducia nella giustizia è crollata ai minimi storici. C'è una maggioranza di italiani che non crede più e che prega Dio di non cadere nel tritacarne della giustizia, come la chiamava. Quindi credo che la politica e la magistratura debbano dare le risposte necessarie con delle riforme vere e non slogan. Qualcuno in questi 20 anni ha sempre parlato di riforma epocale, però non ha fatto niente. Io non avrei voluto la riforma epocale, avrei voluto una riforma punto. E invece solo degli slogan per promuoversi politicamente. A dire questo, a sentire l'esigenza di una riforma, deve essere soprattutto la politica, ma ancora prima io dico il magistrato, e questo lo ripeto sempre quando mi capita di confrontarmi con rappresentanti della magistratura. Prima di tutti i magistrati ai quali va il nostro rispetto, ma ai quali andrebbe ricordato il principio di Gandhi, Mahatma Gandhi, il quale sosteneva appunto che se noi vogliamo il rispetto dobbiamo conquistarcelo perché lo dobbiamo dare agli altri. Forse questo, siccome si dice che i magistrati sono di sinistra, già voi che avete il corridoio privilegiato, provate a dirlo anche da parte mia. Grazie.